Pronte per un nuovissimo episodio di Impact Girl? Oggi parliamo di brand reputation, come gestirla e come difenderla. A guidarci sarà Miriam Frigerio, responsabile del brand management per Sorgenia, uno dei principali operatori energetici e la prima digital energy company in Italia. Per usare le parole di Miriam, ogni brand ha un'identità, proprio come una persona. E proprio come una persona, la sua identità resta la stessa, che si tratti, che sia in abito da sera, che sia in tenuta sportiva, che sia seduta sul divano o che stia tenendo un discorso. Ma chi la conosce anche solo un po', immagina quali sono le sue letture preferite, intuisce i suoi sogni, sa quali cose non farebbe mai, insomma, sa come valorizzarsi senza danneggiarsi e come proteggersi. Ed è proprio questo che andremo ad imparare come fare nella puntata di oggi. 3, 2, 1, si parte. Prima però ti invito come sempre a visitare il sito biz-academy.it/podcast e iscriverti alle newsletter del podcast di Impact Girl, non soltanto per ricevere tutte le nuove puntate in uscita ogni mese, sia in versione audio che versione video, ma anche e soprattutto per non perderti Biz Confidential, Biz pillole che condivido soltanto via mail, soltanto nel sito biz-academy.it/podcast, con spunti pratici per aiutarti a far crescere la tua attività. E ora, bando alle ciance, si parte con la nostra brand reputation. Brand identity e brand reputation. Cosa sono, come gestirle, come difenderle? Miriam, aiutaci a fare un po' di chiarezza. Mettiamoci nei panni di una piccola azienda che, o di una piccola imprenditrice che ha appena avviato il proprio progetto, si sta barcamenando tra mille cose e si sente dire: ma a che punto è la tua brand identity? E come siamo messi a brand reputation? E le viene il panico. Che cosa possiamo fare per semplificare questi concetti e renderli un pochino più alla portata di chi non ha un team di marketing e di brand reputation, appunto, che gestisca da solo tutto questo? Allora, prima di pensare alla brand reputation, dobbiamo pensare alla brand identity, che è una cosa che si pensa essere soltanto di grandi aziende, complicata, libri di marketing. In realtà è una cosa semplicissima. La brand identity è la tua identità. Se tu, io a volte dico questa cosa anche alle persone che incontro che mi chiedono: ma cosa fai? Cosa vuol dire occuparsi della brand identity? Allora io gli dico: ma tu prova a pensare a quello che tu vorresti fosse scritto sulla tua carta d'identità se fossi una persona. Tu, se dovessi dire, immaginarti quello che vorresti che le persone pensassero di te, ecco, quella è la tua brand identity, che è una cosa molto più semplice di quanto si pensi. Se facciamo veramente è quella cosa che fa sì che tu sia quello che sei, diverso dagli altri, anche dalle altre aziende o dagli altri professionisti che fanno il tuo mestiere. Un esempio banale. Un negozio di fiori, la fiorista Gisella di Brera a Milano, che cosa avrà scritto sulla sua carta d'identità? Avrà scritto fiorista Gisella, nata, fondata nel 1971-62, diciamo, sta a Brera. Poi nei suoi segni particolari, nella sua foto, cosa potrà avere? Potrà avere magari la bellissima composizione fiori frutta. Queste cose apparentemente banali sono la sua brand identity. Il suo nome è un nome, significa che probabilmente c'è una persona dietro. Il fatto che ci sia una persona e non ci sia un'azienda avvicina rispetto al suo target o alle persone con le quali vuole parlare. Il fatto che sta a Milano e non in periferia o in un altro posto, il fatto che stia a Brera e non stia ad esempio in un centro commerciale, dà tutta una serie di caratteristiche che fanno parte della sua brand identity. In cosa lei è diversa poi? Il fatto, scusa, che sia del 61 invece che dell'80 significa che probabilmente è un marchio storico, significa che se adesso non c'è lei, c'è qualcuno che ha preso le redini di un'azienda tra virgolette tradizionale e ha un vissuto che fa parte della sua brand identity. Il fatto che lei si presenti con una composizione di fiori e frutta
brutta, significa che automaticamente potrà andare bene, noi penseremo a lei se dobbiamo andare a cena da qualcuno e portare un centro tavola, magari se dobbiamo andare al cimitero, piuttosto che non andremo da lei, andremo dalla fiorista Pinuccia che ha un negozio da un'altra parte. E questa secondo me è la brand identity, è quello che ti fa diverso da tutti gli altri. E l'esempio della fiorista vicino a noi, ma pensiamo a marchi famosi, cioè Nutella, Swatch non è un orologio come gli altri, evoca dei mondi, degli universi e delle persone che sono specifiche di una certa identità. E secondo me è molto importante, mi piace che tu insista sul fatto della brand identity anche per imprenditrici e piccole realtà, perché ci sono, io credo, lavorando un po' in questo settore da un po' di anni, alcuni falsi miti sulla brand identity. Il primo, che riguarda soltanto i grandi marchi, che non è vero. I grandi marchi sono un esempio, ma ci sono tanti piccoli marchi che si confrontano anche in situazioni complicate, come può essere la GDO, il supermercato, che hanno costruito una loro brand identity. Cioè, ciascuno di noi, se pensa a un supermercato, ha in mente alcune linee di prodotti, quelli biscotti, piuttosto che ci sono dei marchi, dei brand appunto, che producono semilavorati, pasta fresca, eccetera. Allora, loro agganciano, l'ingresso in quel caso è un prodotto, in genere un prodotto qualitativamente elevato. Poi c'è una straordinaria coerenza, io non ti so dire, non li conosco abbastanza, se voluta, ricercata o frutto di un grande fiuto o semplicemente della natura del brand, però c'è una straordinaria coerenza, ad esempio, di packaging, nel modo di presentarsi, mi verrebbe da dire di posizionamento, cioè c'è la linea dei ravioli tra virgolette bio, piuttosto che legati a un tema di benessere, quindi coi cereali, legumi e tutte le varie. E io una volta che ho provato un prodotto di quel brand che si chiama Pluto, avrò avuto un'esperienza positiva, ma sarà il fatto che io troverò coerenza in tutte le altre cose che quello stesso brand mi proporrà che mi spingerà a una fedeltà rispetto a un marchio, a un brand che non sta facendo pubblicità. Quindi secondo me la prima cosa è la coerenza. L'altra cosa, secondo un altro falso mito, è quello per cui un grande brand, cioè se sei un bel brand vai bene sempre. Non è vero, la stessa Nutella, che ha una awareness, una notorietà, un gradimento del 90 e più, non piace a tutti. Ci saranno i dietisti che non l'ameranno. Lo stesso Swatch che abbiamo citato prima non va bene per tutti, cioè va bene in certi contesti. La stessa persona, a seconda del contesto, può scegliere una soluzione piuttosto che l'altra. Quindi un brand non va sempre bene. Qua quindi secondo me c'è un tema fondamentale di target. Alla nostra imprenditrice, amica, io direi, prima di tutto, pensa a quello che tu sai fare, ma pensa a chi vuoi parlare. Certe cose, non tutto va bene a tutti, fa parte della vita, e anche nei prodotti non tutto va bene a tutti. Il terzo grandissimo tema a cui io tengo in modo particolare, che è un po' una mia fissa, sai, tutti hanno le fisse, questa è una delle mie, è che il brand abbia bisogno di un prodotto. Non è così. Non è così perché abbiamo esempi clamorosi, no, di brand straordinari, Google, Facebook, Skype, ma anche brand tradizionali svincolati da un prodotto. Io mi ricordo ancora quando studiavo marketing ormai un po' di anni fa, che era molto famosa, veniva spesso citata quando si parlava di marketing esperienziale, una citazione di un amministratore delegato della Disney che diceva rispetto ai parchi di divertimenti: noi vendiamo ricordi. Quella è un'esperienza, non è un prodotto. Però nell'evoluzione della società attuale anche i prodotti stanno sempre più diventando servizi. Mi spiego meglio. Nessuno di noi ormai ha più bisogno dell'oggetto fisico legato al sostentamento reale. Tutti abbiamo abbastanza da mangiare, almeno nella nostra società, abbastanza vestiti, abbastanza oggetti fisici. Quando cerchiamo qualcosa diamo sempre un valore in più a questo oggetto, e questo valore è il servizio.
abbiamo esempi banalissimi. Io vado all'ipermercato o al negozio sotto casa per comprare un litro di latte e un pacchetto di pasta. Vado da una parte o dall'altra per il servizio che ho collegato, perché se vado all'ipermercato troverò tutto e spenderò meno. Se vado al negozio sotto casa, verosimilmente il servizio cosa sarà? Che faccio prima, che magari c'è la signora che mi dà una mano e che c'è un altro tipo di contesto. Altrettanto evidente, secondo me, se rimaniamo nell'ambito alimentare, tra virgolette, food, è il caso del ristorante. Io non vado al ristorante per il bisogno primario del prodotto cibo. Vado al ristorante, è una scelta del ristorante legata a un servizio che io mi aspetto, quindi io andrò, esperienza personale, al ristorante napoletano dove fanno la pizza con le orecchie da coniglio per i bambini, se devo andare con i bambini che si divertono, familiare. Vado al ristorante, io sono lombardissima, non so cucinare la cucina della tradizione lombarda perché ci vuole troppo tempo, perché mi vengono i sensi di colpa perché è troppo grassa, eccetera. Se voglio andare con i miei amici pugliesi a far provare loro l'esperienza della mia infanzia, li porto al ristorante lombardo sotto casa. Se voglio uscire con mio marito perché è l'anniversario, vogliamo farci un'esperienza diversa, andremo magari a un ristorante in centro un pochino più originale, diverso da solito. Quindi anche in questo caso è il servizio che fa la differenza. In questo, secondo me, è emblematico, e ci avviciniamo al tema anche della reputazione, come ci si lega alla reputazione, è il caso, almeno in Italia, dei bar, il caffè al bar. Allora, il caffè al bar è una commodity, io vengo da un mondo commodity, cioè vendiamo energia elettrica e gas, più uguale di così è uguale per tutti, neanche si tocca, non è neanche tanto, cioè è ben lungi dall'esperienza. Ma anche il caffè alla fine in Italia è una commodity, il caffè più o meno, a parte i pessimi, lasciamo perdere gli estremi, no? Siamo sulla cosiddetta curva della gaussiana, mediamente un caffè buono, mediamente costa un euro, se costa tanto di più costa 1,10 euro, quindi 10 centesimi, sono 50-70 centesimi alla settimana, affordable mi verrebbe da dire, però perché io a prendere il caffè al mattino vado in un bar piuttosto che in un altro? Perché lì, oltre al caffè, entrano in gioco degli elementi di servizio, la comodità, il fatto che uno mi dà il giornale, che mi dà il giornale col quale io mi ci ritrovo, cioè il fatto di avere Repubblica, il giornale, il Corriere piuttosto che Dove o Confidenze, mi setta mentalmente su un mondo diverso, cioè mi ci ritrovo e quello è un servizio, piuttosto che il fatto che oltre al caffè mi trovo un servizio o un orientamento tendenzialmente bio, piuttosto che il classico bar sport che ancora c'è in tantissimi, magari evoluto in tantissimi luoghi in Italia, e fa sì che io mi aggancio, la scusa, come dire, è un prodotto mio, mi aggancio a un mondo, a un servizio, in un luogo dove io mi sento mio, e questo sentirmi mio, questo sentirmi parte di un tutto, poter stabilire una relazione che non è soltanto col prodotto ma è anche col mondo, crea un rapporto di fiducia che poi sostanzialmente è alla base dell'altro grande tema che tu ponevi, cioè la reputazione. Ti fermo un secondo, Miriam, perché certo, stai toccando un sacco di punti, secondo me, pieni di ciccia che dobbiamo strizzare. No. Allora, l'aspetto del dire la brand identity non è qualcosa che riguarda solo le grandi aziende, ha molto a che vedere col target, credo sia importantissimo risottolinearlo, perché una delle difficoltà e dei dubbi che vedo sorgere nelle menti di chi appunto ha una piccola attività è quello di dire: oddio, se ristringo troppo la mia audience, inevitabilmente perdo una fetta di mercato. Ora è chiaro che oltre un certo limite non vogliamo restringere, nel senso che se il nostro mercato è fatto di due persone, chiaramente c'è un problema di statistica alla base e dobbiamo ampliarlo. Detto questo, però, soprattutto nel digitale, tu hai fatto molti esempi di business offline, vero è che comunque, che anche se sei un ristorante, un bar oppure un negozio, è chiaro che ad oggi, se non utilizzi il web, comunque stai abbandonando una fonte di comunicazione importante. Quindi soprattutto nel digitale c'è questa illusione di poter parlare a tutti, quando in realtà il risultato è non parlare a nessuno. Quindi spesso il discorso della brand identity viene un po'
pochino lasciato da parte nella speranza di poter vendere a tutti, di poter rivolgersi a tutti, cosa che è impensabile proprio perché, come hai ben detto tu, non si può piacere a tutti e non si può rispondere alle esigenze di tutti. Quindi, riassumendo, secondo me un punto importante che non voglio sfugga, direi: non abbiamo paura di identificare il target preciso a cui vogliamo rivolgerci, che poi ci aiuta anche a capire qual è l'esperienza che vogliamo fornire a quel target. Mi sono piaciuti molto gli esempi appunto del giornale al bar, non ci avevo mai pensato, però è vero, ci sono bar in cui il giornale è a disposizione, ci sono bar in cui non c'è e in effetti l'esperienza è diversa. Quindi poi diventa anche una reazione inconsapevole del consumatore quella di sceglierne uno piuttosto che un altro, perché appunto è una questione esperienziale. Io vado a ricordo di quelle che sono del posto che mi ha fatto sentire meglio in rapporto all'esigenza che avevo in quel momento. E poi un'altra cosa che hai detto è appunto che non è solo per le grandi aziende questa cosa, quindi c'è spazio per tutti. E anzi, hai sottolineato come spesso in termini esperienziali di un certo tipo di emozioni, di un certo tipo di esperienza, le realtà più piccole abbiano probabilmente più opportunità di concentrarsi su aspetti che possono in qualche modo lasciare il segno nella piccola esperienza di ciascun consumatore, giusto? Assolutamente sì. Guarda, allora, due punti mi verrebbe a sottolineare. Uno fondamentale, quello che tu dicevi rispetto ai canali digitali. Non si può piacere a tutti, è molto vero nella vita fisica e nel canale digitale. Io poi, essendo, come dire, non essendo una nativa digitale, tendo molto anche a considerare come il digitale abbia scardinato determinati tipi di meccanismi, soprattutto di canale e di contatto, ma come alla fine alcuni fondamentali siano sempre validi e siano quelli di sempre, perché alla fine mettono in contatto persone. Allora, tu hai detto una cosa molto giusta, cioè col digitale si pensa di poter raggiungere tutti, che per alcuni versi è vero, nel senso che se io sono a Milano, se sono piccola, fino a prima senza digitale avrei potuto raggiungere al massimo la Lombardia, adesso posso raggiungere di fatto tutto il mondo. Questo significa che allargo enormemente in qualche modo il mio raggio, e questo è un grande vantaggio, nel senso che nel mio raggio posso permettermi di fare il cherry picking o la selezione delle persone che all'interno di quel raggio sono interessanti per me. Quindi prenderò la persona affine a me, al mio modo di vedere, al mio modo di ragionare e a quello che sto offrendo, che stia a Milano, a Bari, piuttosto che a Timbuktu, ma non prenderò magari il mio vicino di casa, che è tanto vicino a me fisicamente, ma mentalmente sta da un'altra parte, no? Quindi in realtà, come dire, secondo me il digitale offre più possibilità, cioè puoi fare delle cose che prima non potevi fare. L'importanza, adesso poi non mi metto io a discutere perché in realtà ci sono persone prima di me che l'hanno fatto molto meglio, in realtà l'importante è considerare sempre che quando si va a parlare, si va a selezionare tramite i canali, che siano social o che siano altri canali digitali, abbiamo degli strumenti per selezionare la nostra audience, il nostro target, le persone affini a noi, e lo dobbiamo fare con la consapevolezza di coloro per i quali noi siamo più appunto affini. Questo appunto diceva, anche se siamo piccoli. Allora, gestire la reputazione in aziende grandi, molto grandi o anche solo medie, è una cosa oggettivamente abbastanza complicata, allargata, richiede ricerche, analisi, statistiche, una numerosità di casi sufficienti per avere una valenza appunto statistica, eccetera. Chiaramente sono cose che difficilmente possono essere accessibili, non avrebbero neanche molto senso per realtà più piccole. Questo non significa che un piccolo imprenditore, un'imprenditrice che si muova online o offline debba dimenticarsi della sua reputazione. Quindi secondo me la prima cosa che bisogna fare è capire, veramente fare un po' un esercizio di autoanalisi, no? Quasi psicanalitico, cioè chi sono, chi voglio essere e che cosa voglio fare, e poi cercare di tenere le antenne attente, le antenne alzate nel guardarsi fuori e vedere quello che in qualche maniera si sta dicendo di me. Allora, gli sacri testi della reputazione ti dicono che la reputazione è una cosa
il social listening è un altro. Perché? Perché in rete, sui social in particolare, di solito parlano gli estremi, cioè le persone o che ti amano tanto o che ti detestano. Quelli che stanno nel mezzo tendenzialmente non si espongono e fa anche un po' parte di tanti meccanismi, dalle elezioni, eccetera. Però è una buona proxy, cioè se io vedo che googolando banalmente il mio nome e il mio servizio trovo dei dati, dei risultati, delle informazioni che sono vicine a quello che volevo dire, a posto, andiamo avanti in quella direzione. Se trovo dei commenti negativi, anche qua, secondo me, la prima grande regola è don't panic. Capiamo perché. Intanto sono statisticamente rilevanti? Sì, no. Se non sono statisticamente rilevanti, li gestisco, va bene sempre rispondere, ma dare sempre l'impressione che dietro una realtà ci sia una persona, soprattutto online, questo secondo me è un dato fondamentale. Mai lasciare un commento abbandonato, perché l'idea è quella che appunto tu sei distante. Invece in realtà il digitale deve avvicinare le persone, quindi rispondere sempre. Oppure vediamo, invece magari possono darci in alcuni casi anche a volte dei suggerimenti di cose che non avevano a cui non avevamo pensato, o evidenziarci dei dettagli o degli aspetti che avevamo trascurato, perché uno non può pensare a tutto, soprattutto con un imprenditore deve fare tutto da solo, magari gli sfuggono degli aspetti, Impossibile. e invece in questo modo ci sono grandissimi elementi per trovare degli agganci per migliorare costantemente. Poi chiaramente quante più persone tu riesci a creare, a portare intorno a te, tanto maggiore può essere la reputazione. Le community sostengono la reputazione. Le community sono una cosa che anche qua esisteva prima del digitale, cioè pensiamo all'Harley Davidson. L'Harley Davidson degli anni 50, credo, insomma, era una grandissima community. Il digitale facilita, di nuovo, come dicevo prima, facilita il fatto che persone che stanno in luoghi fisicamente diversi, ma si riconoscono nello stessi valori, nelle stesse impressioni, la stessa visione della vita, si possano mettere insieme. E può essere un brand appunto che, ripeto, non deve essere il grande brand, può essere quella realtà che è affine a loro, perché di fatto, perché ad esempio offre un servizio che quella community cerca, piuttosto che offre un'interpretazione o una visione del mondo che affine a loro, o magari semplicemente dà uno spazio di incontro digitale che queste persone non farebbero. Ecco, io se dovessi dire che cosa, muovendosi sul digitale, una piccola realtà può fare per mantenere la propria reputazione, è capire presso chi vuole avere una buona reputazione, cioè da chi vuole essere apprezzato e amato, e fare parte del gruppo, mettersi in gioco, entrare facendosi percepire come una parte, una persona che fa parte del gruppo e può essere accettata. È fondamentale però per mantenere una corretta reputazione essere coerenti e non tradire, cioè il tradimento, tra virgolette, della fiducia nella vita reale e online, dove vieni sgamato subito, è una delle principali cause della distruzione della reputazione. E tra l'altro immagino, così come sulla base adesso mi vengono in mente esempi prettamente digitali, sicuramente tu hai degli esempi anche più ampi di tradimento della fiducia, però così come il digitale ti eleva un pochino più rapidamente, perché chiaramente i costi sono un pochino più bassi, perché appunto riesci a raggiungere un'audience più ampia più velocemente. Ad un certo livello di reputazione, così però nel momento in cui ti dai la zappa sui piedi perché non presti attenzione oppure non sei stato diciamo trasparente fin dall'inizio e non ti arrivano al pettine, la caduta poi è ancora più rovinosa. Assolutamente, cioè, allora, se io dovessi fare un esempio anche qua, parlavamo prima di food, no? Perché è abbastanza facile da capire, cioè se io una persona e quindi un brand, al di là delle
di quello che è legalmente o moralmente non accettabile. Tutto sommato può essere tante cose, uno, non siamo tutti uguali, grazie a Dio, quindi uno può essere vegano o carnivoro. È poco credibile che un vegano apra una macelleria, così come è poco credibile che un negozio bio, vegan, eco-friendly, eccetera, poi alla fine magari sostenga per... Perché poi a volte ci sono relazioni strane, per relazioni familiari, parentali, di amicizia, che ne so, l'associazione venatoria locale, perché a quel punto cosa sei? Stai tradendo la fiducia di qualcuno. Online queste cose le trovi subito, cioè se io mi posiziono come un'azienda o una realtà che è particolarmente attenta ad alcune cose, abbiamo gli esempi. Ci sono quegli esempi, no, clamorosi, appunto, per rimanere nel caso del veganesimo, di queste delle influencer vegane, crudiste, eccetera, beccate a mangiare una un panino, sì, che alla fine loro hanno un brand e il brand è stato distrutto. Il digitale, ovviamente, senza, questi sono estremi clamorosi, ma ce ne sono tanti, no, nel mezzo. Se tu ti posizioni come una realtà attenta socialmente, socialmente sostenibile, attenta alle persone, e poi in realtà si scopre in rete, si scopre in un nanosecondo, perché c'è sempre qualcuno che ti può fotografare da una parte, c'è sempre un commento che hai lasciato 30 anni fa che può ritornare, se qualcuno si scopre che tu non sei veramente compliant o coerente con quello che dici, è nulla distruggere la tua reputazione, e ti dirò, tanto maggiore e più rovinosa è la caduta quanto maggiore è il grado di fiducia che tu avevi costruito. Mm-mm. Un po' come nelle relazioni, da chi è che uno si sente ferito? Dall'amico più caro o dalla persona che ama di più? Sai, se il mio vicino di casa mi dice una cosa, poi non lo è proprio, vabbè, la nostra relazione si limita a un ciao sulle scale o un buongiorno. Se invece una persona nella confronti della quale ho depositato la mia fiducia fa qualcosa, neanche esagerato, io mi sento tradita, e con le marche è fatta, è finita, e nelle relazioni anche imprenditoriali è così. Detto questo, però, secondo me ci sono poi delle straordinarie possibilità di costruirsi una reputazione in settori che magari invece una reputazione così alta non ce l'hanno, e questo è un secondo suggerimento che darei a un imprenditore o un'imprenditrice, cioè cerca di capire quanto il settore nel quale tu ti stai muovendo è stimato oppure no. Ci sono dei settori che automaticamente portano adesione emotiva, empatia, stima, altri che un po' meno, senza pensare a classici esempi che sono quelli dei servizi, quindi settore bancario piuttosto che non sono amatissimi. Pensiamo a un settore come l'immobiliare. Settore immobiliare, gli operatori del settore immobiliare, per varie ragioni storiche, indipendente dai professionisti, non hanno una reputazione altissima. Quando però tu trovi quella persona che ci mette, che per differenza valorizza i suoi punti forza, che in qualche modo sono quelli che nel settore mancano, automaticamente diventa il faro, la guida, quello da cui tu vai per qualunque esigenza, anche più banale. E secondo me, nell'infinito mondo delle nicchie che si possono praticare in ambito digital, queste possibilità sono molto alte, cioè tu identifichi, l'importante, ecco, secondo me, nel creare reputazione è, se dobbiamo partire dall'inizio, essere coerenti, coerenza che ti dirò studiata, una coerenza che viene dall'analisi di dove mi sto muovendo, dall'analisi delle persone con le quali voglio parlare, ma anche dall'analisi mia, dei miei valori. Assolutamente, cioè mai cercare di posizionarsi per una cosa che non si è difficile e si crolla abbastanza facilmente.
essere coerenti, studiare molto, cioè analizzare quello che c'è intorno a noi e il contesto nel quale ci muoviamo per appunto stabilire quegli elementi di differenza che a volte sono anche giocare a nostro vantaggio elementi potenzialmente di limite o di criticità o di debolezza. Del settore nel quale lavoro e quindi e poi sostanziale su queste basi creare una relazione che sia una relazione di fiducia. La reputazione è testa e pancia, cioè è razionalità. I classici modelli Dance della reputazione fatta su grandi gruppi, eccetera, incrociano cerchi concentrici, item, settori diversi che variamente lavorano, ma in estrema sintesi la reputazione è dimostrazione di saper fare una cosa. Quindi, e in questo intendevo dire, analizza il tuo settore e dimostra come tu sei meglio della media. Competenza e Competenza, eccellenza. eccellenza. E pancia, cioè capacità di raccontare, di entrare in empatia, di essere creduti, che spesso viene veicolato da una analoga visione del mondo, e quindi dal fatto di raccontarsi un po' nello stesso modo. E una volta raggiunta e secondo me, appunto, quindi le principali minacce alla reputazione vengono dal fatto di infrangere questi aspetti, soprattutto di infrangere la fiducia, cioè io tradisco la fiducia, e la reputazione viene meno. E per contro, la principale, secondo me, antidoto a una crisi reputazionale è la reputazione stessa. Ti faccio un esempio offline stupido. Moncler ha avuto un momento di crisi reputazionale devastante. È uscito dopo alcuni mesi, se uno guarda un indicatore molto hard come la capitalizzazione in borsa, era tornato ai livelli di prima. Ma perché? Perché aveva una reputazione tale prima che comunque quello che aveva messo in atto, in gioco, era tale da costituire una rete di rimbalzo, per cui sì, ha capitombolato perché c'è stata una crisi reputazionale, ma è rimbalzato un po' ed è tornato ai livelli di prima. Oppure, sempre per uscire dalla rete, ma citare degli esempi, secondo me, comprensibili e accessibilissimi a tutti, in modo intelligente di gestire un tema reputazionale, Nutella con l'olio di palma. Esplode il caso dell'olio di palma. Quindi, tutti i marchi sostanzialmente molto legati anche a un tema, se vuoi, di adesione emotiva, cioè cose dolci, il comfort food, spesso legati a esperienze dell'infanzia, della giovinezza, sentirsi a casa, la tradizione, eccetera, eccetera. Questo olio di palma che fa male, che devasta l'ambiente, che ha delle conseguenze terribili sulle persone e gli animali. Cosa fanno tutti? Tutti corrono a cambiare, a modificare radicalmente le proprie strutture produttive, a scrivere su tutte le confezioni senza olio di palma. Nutella cosa fa? Nutella esce con una campagna dove dice: tutti i nostri prodotti sono di altissima qualità, certificati, controllati nella filiera, anche l'olio di palma. E torna a essere il brand più amato dagli italiani, non solo. Cioè loro sono stati in grado, non tutti possono permettersi di fare quello che ha fatto Ferrero, però è emblematico secondo me di due cose. Il primo è che una straordinaria reputazione alle spalle ti tutela anche in circostanze in cui se tu non ce l'avessi saresti distrutto, come a volte è avvenuto. Due, niente panico. Tre, cerca di valorizzare laddove non puoi eliminare l'elemento che ti causa la crisi reputazionale, lavoraci, trasformano in un tuo elemento di forza. Quindi, tornando al nostro esempio, un esempio banale offline è: ho un ristorante e mi rendo conto che i miei clienti dicono che sono trattati male. Beh, se c'è il cameriere che manda al diavolo le persone, magari
lo accompagno oppure gli faccio un corso di gentilezza. Se sono un'imprenditrice che ho puntato tutto su un servizio di online di qualità eccezionale e poi ho un problema perché quando arrivo al momento finale non gli mando la thank you mail corretta e le persone rimangono appese perché no, io non ci ho pensato, perché in tutte le cose la thank you page è l'ultima cosa che ho pensato, ma le persone si lamentano perché dicono non ho capito, mi hanno preso i soldi dalla carta di credito, non so quando arriverà, non so se il tutto è andato a buon fine. Quella cosa lì può essere una fonte di criticità reputazionale. Beh, intervengo, la metto a posto subito. Assolutamente. A volte però non posso, e allora cosa faccio? Non posso dirti quando avverrà la consegna, tornando nel nostro caso di un e-commerce gestito, perché io in realtà non la gestisco direttamente, mi appoggio a determinati tipi di fornitori. Beh, ma allora io a questo punto la valorizzo questa cosa e ti dico: guarda, io non posso dirti esattamente quando ti consegnerò un prodotto, che può essere, che ne so, un cosmetico bio, la prima cosa che ti viene in mente, perché? Perché in realtà non è una cosa standard, è una cosa fatta per te, io non so quanto tempo ci vorrà per fare questa cosa che è solo per te, quindi io trasformo un potenziale elemento critico in un elemento di valore. Bellissimo. E qua torniamo al... teniamo le antenne alte, capiamo quello che le persone dicono di noi. E continuiamo anche a ricevere feedback senza fastidio, senza prenderla sul personale. Ci sono delle situazioni in cui, soprattutto nel digitale, dove praticamente io sguazzo dalla mattina alla sera, inevitabilmente puoi rendere le cose migliori. E a volte, come tu hai fatto l'esempio della thank you page, ma ce ne sono altri mille che una persona non pensa, perché anche all'interno di un team strutturato le cose da gestire sono talmente tante che quel singolo dettaglio ti sfugge, però quel singolo dettaglio avrebbe cambiato completamente l'esperienza dell'utente che ti scrive e dice: ma insomma, com'è possibile questa cosa e quest'altra cosa? Allora lì io lo chiamo l'aikido effect, nel senso che ovviamente non si attacca mai il customer o la persona che ci sta scrivendo, ma si ringrazia innanzitutto per il feedback, perché è fondamentale. Molte delle migliorie che noi facciamo continuamente, perché è un continuo work in progress, nascono proprio dall'ascolto di questi feedback. Magari non sono immediate, quindi a volte diciamo: questa è una cosa effettivamente molto importante, richiede un po' di lavoro tecnico, il nostro team è al lavoro e ti aggiorneremo quando sarà fatto. E devo dire che è bellissimo, perché diventa una co-creazione anche di esperienza. E quando il cliente si sente ascoltato e sente che ha contribuito a creare qualcosa con te di cui lui fa parte, diventa un vero e proprio fan. Sì, e in questo secondo me si aggiunge, verissimo, d'accordissimo tutto quello che hai detto, si aggiunge secondo me un altro elemento che è, diciamo, trattato nei libri di marketing classico, ma è esploso secondo me col mondo digitale, che è il word of mouth. Cioè, allora, io mi fido di più nella psicologia delle persone, mi fido di più di quello che dice una persona che sento vicino a me, che conosco, piuttosto che di quello che posso ovviamente leggere in modo più strutturato e scientifico, e quello che mi sento raccontare. Allora, nel momento in cui io ho fatto mio, pensiamo sempre alla nostra imprenditrice che ha un mini e-commerce della qualunque, nel momento in cui io ho fatto mio il suggerimento, che magari veniva da una critica di un mio cliente, e l'ho ringraziato e gli dimostro di averlo fatto, di aver colto le sue indicazioni, questo diventerà il mio principale ambassador. E il fatto di avere una rete di ambassador, quelli che appunto nelle teorie scientifiche ampie della reputazione sono i supporter, fa sì che queste persone, avrò un gruppo di persone che parla bene di me, che mi difende nel momento in cui altri dovessero dire: ma non sono così bravi, e che laddove dovessi io incorrere in qualche altro piccolo incidente, sarà disposta a concedermi il cosiddetto beneficio del dubbio, dirà cioè: sì, ma siamo sicuri, aspetta, magari lo mettono a posto, oppure: ma sei sicuro? In realtà guarda che io mi sono sempre trovato bene, che è il caso di Moncler citato prima. Queste cose avvengono a tutti i livelli, no? E quindi crearsi, e si torna da un altro punto che abbiamo toccato prima, cioè dalla community. La community che io mi creo con persone che
si sentono vicine a me, ma anche con persone con le quali io creo una relazione. E non c'è niente di più importante, di più forte nel creare una relazione con qualcuno che risolvergli un problema, anche se in apparenza è un problema che ho creato io. Quindi è un gioco di creativo, possiamo dire un gioco creativo di flussi che vanno e rivanno, ma è tutto ovviamente coerente col punto da cui siamo partiti, cioè con quello che io voglio essere e con la mia identità, perché se faccio una roba che è completamente diversa da me non ce la faccio proprio fisicamente a reggere con questo gioco di scambi. Senti Miriam, qual è una donna che ammiri moltissimo e che pensi dovremmo intervistare dopo di te? Donne che ammiro moltissimo ce ne sono un sacco, immagino. Ce ne sono un sacco per varie ragioni, poi così insomma noi cerchiamo, io cerco anche spesso di lavorare con donne per attività di tipo sociale eccetera. Nell'ambito specificatamente digital io intervisterei Manuela Colombini, che è una giovane straordinaria esperta e consulente strategica in ambito digitale, è una persona che ha grande esperienza nella comunicazione tradizionale, che però insomma riesce anche molto a dare suggerimenti, spesso anche a donne, su come stabilire relazioni e trasformare i dati in azioni concrete e uscire, insomma, e unire la dimensione razionale con quella empatica che è fondamentale. Poi cioè, praticamente questa è la chiusa perfetta a tutta la nostra conversazione. Sì. Poi le donne secondo me sono un filo più brave, quindi... Yes. Ascolta Miriam, io ti ringrazio, so che oggi come ogni giorno hai giornate pienissime, quindi io ti ringrazio moltissimo del tempo che ci hai regalato. Ricordo alle nostre Beats Girls in ascolto che troverete il video della puntata nel sito beats-academy.it/podcast oppure su Spreaker, iTunes, Spotify, e il sito stesso troverete anche la versione audio, quindi potete scegliere se ascoltare, se guardare, e naturalmente all'interno del sito troverete anche i punti salienti della puntata suddivisi minuto per minuto, così da poter ripassare quello che volete quando volete. Miriam, c'è un'ultima cosa che vuoi dire prima di lasciarci? No, vorrei dire a tutte le donne che sono imprenditrici, che sono mediamente hanno una marcia in più, di guardare alto. Anche se hanno un'attività piccola, apparentemente piccola, le regole del pensare in grande valgono sempre, e la differenza la si vede poi nei fatti. Prima cosa, seconda cosa, di avere fiducia in quello che sono, nella propria identità, visto Bellissimo. Che siamo partite a brand identity. Grazie mille Miriam, davvero. Un abbraccio, a presto, ciao! Ciao! Questo è tutto per la puntata di oggi, spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Beats Academy, puoi farlo visitando il sito beats-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.